Un futuro luminoso, beh sì. Considerato come siamo messi col presente, direi che è il genere di augurio che potevamo farci. Non dirmelo, ti prego, eh. Non dirmi che c'è qualche. Ok, no. Aspettiamo un attimo. È tempo di incontrarci di persona. Il mio ufficio è al secondo piano di questa struttura. Ok, pensavo il peggio, tipo una sequenza dove mi dovevo mettere a sparare da fuori dal vagone. E io odio quelle sequenze. Dovrei anche un attimino approfittare di tutti i potenziamenti che ho raccattato. 2 hours later. Ok, possiamo andare. Piuttosto avrei un attimino bisogno di munizioni, perché sono a secco in una maniera inconcepibile. No, proprio non ci vogliono aiutare per niente. Chialla. Aspetta, con la doppietta ci sono, eh. Vuol dire che ti crivello la vita. Ok, problema risolto. C'era solo lui? Scopriamolo. Beh, perfetto, non mi si vede allo specchio, sono un vampiro. C'è qualcuno ancora vivo là dentro. Rassicurante come idea. Decisamente. Questo ci serve. Però mi sa che dovrò prima spopolare un po' di gente lungo la strada. Vero? Sì. Ok, questi non ci servono più. Ok, togliamo sto blocco. E questa ci fa molto comodo. Decisamente. Sapete cosa sto cercando, vero? Considerato che Doom, come minimo qualche easter egg con il nome di John Romero o qualcheduno della cricca di ID Software, lo troviamo. Il vero potere No. dell'energia Argent, Niente da amministrata dai fare. due essi. Oh, salve, vedo un po' di traffico. Bene, si sono menati da soli, perfetto. Grazie mille. Tutto molto più facile così. Così invece no. Sì, ma porca di quella miseria, ecco. Ok, hai rotto le palle. No, non ci siamo. Fino a quando qualcuno non ti stacca il braccio. Non abbiamo abbastanza aspiranti e la nostra fede è nulla senza credenti. Non possiamo continuare il lavoro senza di loro. E su cosa staresti lavorando attualmente, Olivia? Non vedo rapporti del tuo team da mesi, dico bene. Sei in grado di mantenere le distanze e il controllo della situazione? Ma certo. Credo nel nostro lavoro. Ma se vogliamo fare progressi, avremo bisogno di compiere sacrifici ancora più grandi di questi. Questo non è progresso, è follia. Il consiglio comprende la natura peculiare del tuo lavoro e sappiamo bene cosa significano quei sacrifici per l'umanità. Ma il tuo giudizio non è più considerato attendibile. Non ho la più pallida idea di cosa stia succedendo, ma un po' ho paura. Bene, continuiamo a crivellare nel frattempo, non facciamo troppe domande. Ok. Non sembra esserci più nulla di. Ah, oh, ecco, invece sì, porca miseria. Nel frattempo usiamo questi fantocci per recuperare quello che ci serve. Senza nemmeno usare munizioni, così proprio si va sul sicuro. Oh, tu invece mi servi. Ok. E a questo punto non abbiamo scelta, su, scusami.
Scopriamo un altro di questi. Ah, a me non sembra facile, ecco. Ho parlato troppo presto. No, state buoni. Mi devo occupare del vostro amico. Se avete la pazienza di aspettare, penso anche a voi. Ma ce n'è un altro, bene. Nah, stai buono. Ecco così. Crivellato il crivellabile. Oh, ciao. Grandissimo bastardo. Vieni qua. Ah. Perfetto. Stiamo ripulendo la zona a modo nostro. A cosa ti serve uno scudo se poi quando rotoli ti prendo nella collottola? E porca miseria. Oh, ciao stronza, vieni. E te che sistemo peggio di... Ah, porca miseria, no, fermo. Fuga velocissima. Prima che sia troppo tardi. Su, qualcun altro? Su, prego. Posso continuare tutto il tempo che volete. Finché ho fiato in corpo vi spacco il culo. Detto proprio senza mezzi termini. Ok, finito. Ok, cicciate fuori. Oh, ciao Revenant. Strano che non ti avessi ancora visto. Ok. Oddio, gli ha dato una manata, l'ha coricato in terra. Un simpaticone Revenant in sostanza. Messo peggio di me. Ok. Finito? Sì. Andiamo avanti. Ok, si va di qua. Che c'è? Non preoccuparti dell'aggiornamento di sistema. È un prototipo per il nostro vincolo interdimensionale. Un modo di richiamarti dagli inferi. Mi dispiace per lo shock, ma non pensavo che avresti accettato l'installazione. Sono il dottor Samuel Hayden. Ho dei rifornimenti nel mio ufficio. Da questa parte, prego. Beh, direi che possiamo stare tranquilli, quindi. Vediamo un po' di che cosa ci dobbiamo occupare con il nostro dottore. Visto che ha insistito per incontrarci. Prendi pure quello che ti serve. Ma non me lo faccio dire due volte, dottore. Considerato che stavo messo malino, insomma. Ben venga, no? La distruzione della Torre Argent è devastante. Ma voglio aiutarti a chiudere il portale. Tutto il nostro lavoro e la nostra comprensione del loro mondo deriva dalle iscrizioni su un grosso manufatto di pietra recuperato dagli inferi all'inizio del programma. Lo chiamiamo Pietra Helix. È la risorsa meglio custodita che abbiamo. Olivia ne era ossessionata. Da essa abbiamo imparato a manipolare l'energia degli inferi, a piegarla al nostro volere e a sfruttarne le risorse. Inoltre ci ha condotti a te. La pietra Helix ci ha mostrato come imbrigliare il potere del pozzo. E io credo che possa anche mostrarti come fermarlo. Per anni, Olivia ha tenuto l'Helix nel suo ufficio privato dei laboratori Lazarus, accessibile soltanto tramite l'ascensore del complesso di ricerca avanzata, oltre il baratro. La tua affinità con le armi è evidente. Sono sicuro che anche lì troverai qualcosa di utile.
L'ascensore di servizio è in fondo alla sala. Questo significa che adesso dobbiamo continuare a romperci i coglioni lungo la strada. Va bene. E prepariamoci al peggio. Se non si blocca prima questo ascensore, che non lo vedo molto sicuro. Ok, per ora... Oh, vedo l'ingegner cane in lontananza. Tu muori. Senza pensarci due volte. Anche tu. Qua non si può passare. E qua sì, ciao. Voilà, ingegnere. Fatto un casino, vero? Sì. Finché siete così, non ho di che lamentarmi. Qualcos'altro? No. Andiamo. Apriscimi il portellone e andiamo avanti. Bene. Tutto molto bello. Io nel dubbio raccolgo quello che mi serve, poi... Ciao, ingegner cane. Ciao, ingegner cane. Fanculo. Non ha funzionato. Sto sprecando un... Ah, il rumore del paura. Mi stavo preoccupando. Ok. Cominciamo a fare le cose come si deve. Subito doppietta per il nostro amicone. Questo è più grosso. Però è crollato lo stesso. Cybermancubus. Ok, questo è preoccupante. Che ci sia una variante di quel ciccione schifoso. Non è che possa stare proprio tranquillissimo. Uno, vieni qua, non scappare. E Cristo santo. Ah, ok, è morto. Anche lui. Ah, c'era roba pure qua. Assolutamente c'era anche qualcosa che ci serviva che non possiamo attivare, perché c'è ancora qualcuno che spacca le palle. Non finiscono mica, ti pareva. Mi stavo preoccupando che non vi avevo ancora visto. Affrontiamo la cosa col sorriso sulla labbra. Fuori uno. E fuori due. E fuori tre. E non sono finiti. Ho visto, sai? Tutto risolto. No, manco per il cazzo. Va bene. Anzi, aspetta. No. Vieni qua, due, tre. Ah, già giusto una doppietta, mi ero dimenticato. Non mi spreco mica il lanciarazzi con te. Oh. Andato. Disattiviamo quel simpatico blocco da questo. E proseguiamo nella nostra missione. Di qua dobbiamo andare? No, assolutamente. Di là. Bene, già spaccando le palle, eh? Manco il tempo di uscire. Opla. Visto. Ok. Fregato clamorosamente, ok. Quello blu non mi dice niente di buono. Però ci dobbiamo entrare e dobbiamo azzeccare il tempo, quindi... Ok, ci è entrato in pieno. Bene, niente di... sorprendente. Dove dovremmo andare però? Ah, ok, si sale qua, no. Mi sono... Ah, ok, non l'avevo visto qua. Devo fare un altro po' di sano platforming. Spegniamo la ventilazione, che immagino dobbiamo farci una bella
Passeggiata cunicolare? O no? Perché salire non si può salire. Ma dovrò scendere allora. Ma non sono esattamente dove ero prima? No. Sembrerebbe di no. O sì. Ah no. Aspetta un po'. Ciao drone da campo, pezzo di merda, che era da un po' che non ti trovavo. Cosa possiamo fare? Ah già, giusto. Qui non abbiamo ancora operato. E abbiamo aggiunto un accrocchio simpatico al nostro fucile. Oh, ecco qua. Ce l'abbiamo fatta. Mi sa che dobbiamo far ripartire la ventilation a questo punto. Ok. Sto per vomitare, dove devo andare? Ecco qui. Eccoci qua, in mezzo a dei condotti non ben definiti. Mi toccherà riscendere, vabbè. Me lo devo aspettare. Su, riproviamoci. Ok, devo presumere che tocchi andare da questa parte. Questo ci serve. E zac. E andiamo avanti. Salve. Livellati in allegria, come si suole fare in queste occasioni. Ok, preoccupiamoci di la peppa, di sbloccare tutto quanto. Questo mi ha un po' rotto le palle, ma tipo un po', sento grugnire. Sì, possiamo andare. Oh, adesso ho capito. Adesso ho capito tutto. Ah, ciao. Adesso ho capito. Vabbè, nel frattempo meniamo qualcuno lungo la strada. Devo ritornare da dove sono arrivato, che non mi ricordo più. No? Da qui? No, neanche. O forse sì. Sì. Immagino che ci serva proprio questo signorino. Proviamo con lui. Mi sa che sì. Accesso confermato. Salve, dottor Lynch. È un peccato che non possa rispondere. Rilevata discrepanza biometrica. Scansione. Oh cazzo. Confermato personale non autorizzato. Espulsione in 5. 4. Non so come mi espellerai. Io nel dubbio salgo qua sopra. Ci ho preso. Proviamo un altro adesso. Attivazione sistema. Che cazzo faccio? Oh, questo. Ecco cosa dovevo fare. L'unico problema adesso è come la risolvo? Qualcuno mi dà delle risposte per cortesia? Perché sono tipo un pelino nella merda. Non posso... Credo che sia arrivato il momento in cui lo posso citare senza troppi problemi. Dicevo che non posso né scendere né salire. Né scendere né salire!